Ed eccoci qua, siamo in compagnia di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale del gruppo dei Verdi. Consigliere, una storia atavica, dicevamo, anche a telecamere spente, che si porta avanti da tantissimo tempo, non si trova o non si forse vuole trovare una soluzione. Le cause, le colpe, chi è il grande assente? Ma in realtà la soluzione si è trovata dopo anni. Perché? Perché il Collana stava per essere ceduto a privati, in quanto che non c'erano i soldi per realizzare la ristrutturazione con soldi pubblici. Questo è uno stadio che sta da tanto tempo nella zona collinare ed è stato usato fortemente dalle famiglie, dagli atleti. E ovviamente è stato un stadio in cui ha giocato anche il Calcio Napoli. Questa lunga storia si è conclusa positivamente dal punto di vista sostanziale. Perché? Perché lo stadio Collana è stato ripreso dalla regione dopo che la precedente giunta regionale, quella guidata da Caldoro, per capirci, aveva fatto un bando pubblico per affidarlo ai privati. E adesso, grazie a Raimondo Pasquino, il presidente del comitato per l'Agenzia delle Universiadi, sono iniziati i lavori. Ovviamente le nostre preoccupazioni sono due: che i lavori vadano avanti il più velocemente possibile, perché è giusto che le famiglie e i cittadini del Vomero e dell'Arenella innanzitutto possano utilizzare il loro stadio, e dall'altra siamo preoccupati perché l'ATI, la società di Cannavaro e Ferrara, che aveva vinto il precedente bando, che noi abbiamo annullato perché era previsto dalla legge che se fosse tornato in gestione pubblica sarebbe stato annullato, hanno fatto diversi ricorsi. Questi ricorsi sono tutti pendenti e temiamo che ci sia un tentativo per non farlo riavere al pubblico. Tra l'altro, il mio appello a Ferrara e Cannavaro, sono due grandi campioni, hanno detto che loro volevano lo stadio per amore della città, ma una volta che lo stadio rimane pubblico e loro tentano lo stesso di prenderselo, è per amore della città o per legittimo business e quindi per affari privati che vogliono questo stadio? Siamo con Antonio Iannaccone, maestro di scherma. Quanto manca il Collana a questa città, a questa parte della città? Manca tantissimo, noi abbiamo tantissimi ragazzi che non sanno dove andare, è veramente anche perché è una disciplina particolare la tua. Sì, esattamente, abbiamo bisogno di spazi grandi. Al momento siamo in una scuola, in una sala piccolissima dell'Istituto De Nicola. Per far capire, eravamo più di 150 atleti su 10 pedane, ora ne siamo la metà su 4, quindi diciamo che le cose funzionano esattamente così: meno spazio c'è, meno atleti abbiamo, e al momento 70 dei nostri vecchi iscritti non possono, diciamo, raggiungerci nella nuova palestra. Noi ricordiamo che togliere lo sport ai ragazzi è un po' come togliergli veramente l'ossigeno, perché i ragazzi vivono di sport, perlomeno li togliamo anche dalla strada, dal tempo libero. Assolutamente sì, la maggior parte dei ragazzi che non vengono più non fanno nulla, stanno a casa, giocano alla PlayStation nei casi migliori. Poi evitiamo di commentare i casi, diciamo, peggiori, dei ragazzi che prendono anche brutte strade senza una struttura sportiva vicino a casa. Esattamente. Io ho vissuto qua da atleta, da piccola atleta, da atleta grande, agonista, da istruttrice, e faccio questo lavoro da tanti anni. Tanti bambini sono passati, diciamo, in questa palestra. Viviamo grazie alla nostra credibilità, perché non c'è altro. Noi dal De Nicola abbiamo soltanto un piccolo spazio e stiamo soffrendo tantissimo, sia gli atleti che gli istruttori, i maestri e tutto il CS partenopeo.